Benvenuti, buon pomeriggio, qualche minuto di ritardo per motivi di attendere tutti gli ospiti. Benvenuti a questo appuntamento che è stato organizzato e progettato da AISA Impianti Zero Spreco per presentare una grande iniziativa che è stata realizzata su un'indagine epidemiologica e monitoraggio biologico inerente l'attività dell'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno. Cosa però importante è che diversi interlocutori qualificatissimi parleranno sull'argomento che era al centro della grande locandina che ha aperto l'evento: cibo, ambiente, rifiuti. E a tale proposito è giusto che ci sia, vedo già Fabrizio Diolaiuti che sarà il primo degli speech, o Buonasera. che come ti devo chiamare, grande Fabri? Speecher o speech? Speaker. Fabrizio, dimmi. Ne parlerà perché ha realizzato un libro davvero interessante che ci permetterà di aggiungere un elemento al codice del racconto di questo evento. Il saluto però iniziale lo vedete inquadrato, sembriamo al trino, io sono, non so chi, però vedo il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che fra l'altro è fondamentale il ruolo che ha il comune di Arezzo all'interno di AISA per il saluto di questo progetto al quale tenete tantissimo. Prego, a lei la voce, sembriamo i tre del o Ave Maria Il o la Trinità, non vorrei esagerare. bello, il brutto e il cattivo. Allora, io non, sicuramente non sono il cattivo, sicuramente sono il brutto. Esordisco con una battuta per dire che il Comune di Arezzo, come tu hai ricordato, è il principale azionista di AISA Impianti perché detiene l'84% del capitale sociale. E per la città di Arezzo, ma direi per una comunità più allargata che riguarda la provincia di Arezzo, ma in questo momento forse ancora più grande come collettività, quella che è la Toscana Sud, che come sapete riunisce le esigenze legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di tre province che sono Arezzo, Siena e Grosseto. Bene, di questa vasta area, di cui immeritatamente io sono anche il presidente dell'ATO, quindi dell'organo di indirizzo e controllo di tutto il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'impianto di San Zeno è un punto fondamentale, un elemento fondamentale. Quindi noi ci teniamo tantissimo a questo impianto. Tra l'altro, grazie a una oculata gestione, ormai da qualche anno l'impianto è diventato impianto di recupero integrale, non è soltanto un inceneritore, come si chiamava una volta, o termovalorizzatore, come più elegantemente lo chiamiamo oggi, ma è addirittura un impianto di recupero integrale. Ricordo anche di passaggio che in questo sistema di lavoro del rifiuto solido urbano non soltanto si spilla vapore ad alta energia per farlo espandere in turbina e produrre energia elettrica, ma i cascami energetici finali vengono recuperati, i cosiddetti cascami a bassa entalpia, e vanno a scaldare delle serre all'interno delle quali si coltivano delle specie alimentari utilissime per i nostri abitanti. Ma non solo, il metano, il biometano, che in qualche maniera viene recuperato dal sistema di recupero della parte verde del nostro diciamo della spazzatura, viene poi recuperato e inviato non soltanto a chi lo utilizza in maniera industriale, ma viene dedicato a un erogatore nel quale i cittadini possono andare a recuperare per andare con le loro macchine gratuitamente. Quindi è un sistema veramente di recupero integrale. E questo vale anche per l'energia elettrica, c'è una colonnina che eroga energia elettrica gratuitamente per le macchine elettriche. Detto tutto questo, è evidente che un impianto come questo, molto complesso, che negli anni è cresciuto, per noi rappresenta non soltanto un punto di eccellenza, ma un punto talvolta di criticità. Quindi ci domandiamo ovviamente quali sono le caratteristiche di copertura sanitaria che comunque un impianto così complesso, che termovalorizza, ma anche raccoglie, anche maneggia rifiuti di varia origine, può produrre su chi ci lavora e sulle diciamo persone, sui cittadini che vivono nelle immediate vicinanze. Quindi quello che questa sera verrà esaminato e diciamo esposto in maniera pubblica è uno studio di alto livello che ci darà, mi auguro, non ne conosco i contenuti, ci darà una fotografia corretta di quello che è il quadro epidemiologico che può derivare o può non derivare da un impianto siffatto, studiato in maniera scientifica da chi lo ha fatto. Questo per noi è importantissimo perché noi non siamo una società privata, siamo un ente pubblico e come tale dobbiamo non soltanto garantire il sistema di smaltimento, ma dobbiamo anche preoccuparci che questo avvenga, che questo venga gestito
in maniera opportunamente diciamo, e clinicamente corretta per quello che riguarda la salute dei cittadini e dei lavoratori. Ecco perché io sono molto contento che questa sera sia stata fatta questa manifestazione, questa conferenza, perché avremo modo di verificare tutti insieme che cosa significa avere un impianto di questa portata in questo territorio. Chiarissimo, fra l'altro poi ci saranno anche delle domande da parte di giornalisti che io vedo già presenti, ci sono oltre 50 persone che potranno essere protagoniste di questo evento. I dati che arriveranno saranno molto chiari e precisi e provengono da studi effettuati, come ha anticipato il sindaco, da parte di un già docente universitario che assieme a un gruppo di studio hanno elaborato in maniera precisa tutto questo. Hanno pensato ad AISA, Zero Spreco, però, di introdurre il tutto? Hanno detto, ehi, prima di dare dei dati puramente tecnico-scientifici è giusto però parlare e dare il valore sia simbolico che concreto ad un mondo, ed è che è quello del cibo, dei rifiuti, dell'ambiente, che è collegato in maniera diretta. Non a caso Fabrizio Dell'Aiuti, giornalista, autore, scrittore, ha fatto proprio un libro il cui titolo esatto, non devo sbagliare il titolo, se no è l'intervista cibo, spreco e rifiuti. Lui in prima persona ha intervistato ciascuno di questi elementi e li ha fatti parlare. Non so come ci è riuscito, forse sei un rabdomante o hai qualche dote di veggente per riuscire a far parlare le cipolle, però davvero geniale la tua idea. Raccontaci il contenuto che ci può servire per introdurre questo viaggio poi sul comprendere il valore del lavoro fatto da AISA Impianti. Zero Spreco. Beh, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. E ringrazio soprattutto la lungimiranza del Comune di Arezzo, di AISA Impianti, che ha dato spazio a questa mia idea, che è quella appunto di far parlare il cibo, lo spreco e i rifiuti, perché così il libro è diventato più semplice, quasi alla portata dei bambini. E quindi tutto parte dal fatto che noi non diamo valore al cibo. Non dando valore al cibo, è chiaro che si spreca, è chiaro che si produce una quantità enorme di rifiuti. Ma perché non diamo valore al cibo? Perché viviamo in una società dove prima di tutto c'è il computer, poi c'è il telefonino, poi ci sono i vestiti, poi c'è la palestra, poi ci sono i viaggi. Ci sono mille cose, poi rimangono un quarto d'ora, 20 minuti per fare la spesa, si va al supermercato, si butta nel carrello la prima cosa che troviamo, così finisce che magari facciamo una pasta asciutta con dei grani americani pompati, condita con un pomodoro turco e con un aglio cinese. E invece dobbiamo cercare di dare valore al cibo, perché così si spreca meno e così si producono meno rifiuti. Ma il cibo, di cui parlo io, anche se ci sono 10 ricette nel libro, non è il cibo dei gourmet, non è il cibo delle ricette, sono le materie prime. Le materie prime, perché il cibo ha almeno 3 valenze fondamentali. Cioè il cibo è importante per la nostra salute, perché è vero che fumare fa male, ma anche mangiare troppi dolci, mangiare troppe farine, poi alla fine dei 20 anni o dei 25 anni di eccessi di questi alimenti, il fisico ci presenta il conto. Il cibo è importante per l'ambiente. Pensiamo all'esempio dell'olio di palma, che tutti demonizzano, ma non è poi questo demonio assoluto, ci sono degli oli peggiori. L'olio di palma fa male alle foreste, fa male al sud-est asiatico, perché lì si sono deforestate, è partita la biodiversità per piantare gli alberi che danno l'olio di palma, insomma. E quindi è importante per l'ambiente. Ma poi il cibo è importante anche dal punto di vista economico. Dobbiamo tenere presente, è un mantra che io dico sempre anche nelle mie trasmissioni televisive, che noi contiamo molto di più quando andiamo a fare la spesa che quando andiamo a votare, perché a seconda di come noi facciamo la spesa, e si spendono tanti soldi nel cibo, è la voce quasi principale di tutte le famiglie, possiamo indirizzare il mercato. Un conto è comprare delle verdure dal mercatino della CIA o della Coldiretti e dare lavoro ai contadini che sono vicini a noi. Un conto è comprare dei prodotti alimentari, non cibo, prodotti
preconfezionati, fatti magari da multinazionali, e questo vuol dire finanziare un altro tipo di mercato, perché poi è inutile girarci d'intorno. Cioè, noi possiamo farlo in prima persona. Sappiamo, per esempio, che certi allevamenti intensivi ai maiali vengono segati i denti, viene tagliata la coda, vengono castrati. E ci sarà, e verrà fatta, mi auguro, e fatta rispettare una legge. Ma noi possiamo farla da noi la legge. Non compriamo quel genere alimentare, ne compriamo un altro, e quindi determiniamo il mercato. Per cui il cibo è una cosa fondamentale per la nostra vita, troppo spesso trascurata, relegata a cose di ultimo momento. E poi c'è da dire che, per quanto riguarda il cibo, è la conoscenza che fa la differenza. Io faccio sempre il discorso delle uova. Se voi prendete un uovo, troverete scritto il primo numero, che è fondamentale, 03, 02, 01, 0, che vuol dire 03, siamo davanti a una gallina ovaiola che fa 360 uova l'anno, che fa una vita d'inferno e fa un prodotto molto scadente, e alla fine queste galline non si sa nemmeno dove vanno, se vengono bruciate, se ci vengono fatti gli ooster, non si capisce bene. Uovo 02 significa uovo a terra, ma vuol dire che sta in un capannone, è a terra, ma non vede l'esterno. Poi c'è l'uovo 1, che è all'aperto, c'ha un piccolo spazio per stare fuori, e poi c'è l'uovo 0, che è l'uovo biologico, che è un uovo accettabile. Ora, la differenza economica tra l'uovo 3 e l'uovo 0 è di poche centesimi, eppure c'è una differenza di tipo nutrizionale fondamentale. Allora dovremmo conoscerlo più da vicino il libro. Ecco, quindi nella prima parte io, intervistando il cibo, vado in profondità in tutte queste cose. E poi abbiamo nel libro anche, ora non voglio dilungarmi, vi dico alcune cose magari che possono interessare. C'è un capitolo sull'altro cibo, cioè sul fatto che tutte le civiltà, un po' per ordine religiosi, per motivi filosofici, potrebbero mangiare una cosa ma non la mangiano. I musulmani non mangiano il maiale, gli induisti non mangiano le vacche, i vegetariani, la filosofia orientale è orientata verso il vegano, e poi ci sono 2 miliardi di persone nel mondo che mangiano gli insetti. Ora, gli insetti, tutti, che orrore, gli insetti potranno essere tranquillamente il cibo del futuro, sono ricchi di proteine, per allevarli si spende pochissimo, si consuma pochissima acqua, hanno una grande resa. È chiaro che a vederli, però mi dovete dire che differenza c'è tra una cavalletta e uno scampo. Se io prendo uno scampo o un gamberone e lo metto nell'erba, assomiglia alla cavalletta, sono della stessa specie. Quindi, insomma, nel libro ci sono anche queste cose un po' particolari. Un altro cibo fondamentale che noi dobbiamo prendere in considerazione sono le alghe. Le alghe sono straordinarie, si possono coltivare senza togliere niente alla terra, perché la terra scalseggia, e poi quindi le alghe, gli insetti, sono tante le cose importanti, i supercibi. E poi c'è anche da considerare che noi abbiamo un'alimentazione che dovrebbe andare di più. Io non voglio fare nutrizionista, sono un giornalista che parla di cibo, però dovremmo mangiare sicuramente più fagioli, più legumi. E poi c'è un altro aspetto, ci sono, e questo è curioso, ma delle minoranze alimentari. Pensate ai gobbi o ai cardoni, se ne mangiano e allora poi si puliscono male, eppure sono buonissimi e sono importanti in una dieta, e costano anche poco, come i rapini. Ecco, noi dobbiamo cercare di dare più valore al cibo, perché se diamo valore al cibo, ecco che allora lo spreco viene meno, perché se compriamo i prodotti dal contadino ce li mettiamo in una sporta, e quindi tutto il packaging, la plastica e via discorrendo va a escludersi. Noi abbiamo dei dati sullo spreco pazzeschi. Ogni anno ciascuno di noi butta nel cestino 250 euro di cibo, pari a una spesa intelligente, perché fare la spesa una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 10 giorni, matematicamente genera spreco.
Allora, se io per fare la spesa una volta alla settimana ci impiego 3 ore, potrei diluirlo e metterci 20 minuti al giorno e consumo lo stesso tempo, ma sicuramente comprando roba fresca e quella giusta che mi serve non sprecherei. E poi ecco, sullo spreco abbiamo anche, ho trovato delle cose molto carine, ci sono delle applicazioni che ci aiutano a non sprecare. Ce n'è una che si chiama Eco dal Frigo, cioè tu digiti quello che hai nel frigo e questa applicazione ti dà una ricetta per fare qualcosa con quello che hai nel frigo. Ma ce n'è anche un'altra che ha anche un titolo divertente, Avanzi Popolo 2.0, per donare il cibo non consumato. Noi, le famiglie, sono quelle che sprecano di più, però tanto spreco si ha da altre parti, si ha nel momento della produzione, perché un prodotto su 3 viene perso lungo tutta la catena alimentare, cioè nella trasformazione e nel trasporto c'è uno spreco incredibile. Poi c'è un altro spreco nei punti vendita, ma pensate che quando si confezionano i prodotti, siccome devono essere tutti uguali per stare a 6 blocchi di 6, di 4, se un finocchio un po' più grande o un po' più corto viene buttato via, se una partita di fragole sta un'ora al sole e invece di essere quello rosso accattivante diventa rosso un po' più scuro, via, viene buttato via. Quindi c'è uno spreco pazzesco in questo settore. Poi c'è uno spreco anche nei punti vendita, ma qui c'è stata la legge Garda che un po' ha riequilibrato il sistema e aiuta. Poi c'è uno spreco nella ristorazione, per quanto riguarda le mense, per quanto riguarda i ristoranti. Ecco, per quanto riguarda le mense c'è una sorta di paradosso che io ho segnalato, in quanto sono stato anche membro di una commissione mense. Cioè, a scuola si mangia benissimo, si mangia cibi giusti, con una dieta giusta, però le mamme che dicono? Le mamme dicono, il mio bimbo, ma gli hanno dato fagioli, ma siamo matti! Gli hanno dato il tonno, le verdure, se gli avessero dato i sofficini o altre cose, quelle che faccio io, l'avrebbe mangiate, per forza non mangia quella roba lì. Ma non è la scuola che sbaglia, è la mamma che sbaglia a casa a dargli quella roba, perché nelle mense italiane, io ne ho viste tante, immediatamente si mangia benissimo, i prodotti sono di prima qualità, per cui c'è da fare tutto un lavoro per non sprecare sulle mamme, sulle mamme. Poi un'altra cosa che noi abbiamo italiani è il famoso dog bag, cioè all'estero avanza un po' di vino, me lo tappi e me lo porto via, l'ho pagato, oppure avanza altra roba. E in Italia, Bellino, per evitare questo, è nato da parte di un anche designer carino una cosa che si chiama rimpiattino. Il rimpiattino è una confezione che è stata pensata proprio da Comieco, eccetera, per farsi dare il cibo, quello che avanza, e non sprecarlo. Quindi la prima parte del libro è sul cibo, la seconda è sullo spreco, e poi ho affrontato il problema dei rifiuti. Il problema dei rifiuti è un problema pazzesco. In Italia, secondo me, siamo tutti matti. Ma matti da legare, cioè che cosa portiamo fuori, perché devono fare i rifiuti la Parigi Dakar, viaggiano continuamente, 1,5 milioni di tir in Italia che viaggiano sui rifiuti, ma siamo pazzi, dobbiamo fare degli impianti come sono a Arezzo, quello è il futuro, impianti fatti bene, impianti giusti, poi vedremo i risultati di Claudio che io un po' ho sentito e non vi voglio anticipare niente, ma porco cane, non esiste. Ma pensiamo anche ora alla storia delle mascherine e di tutti questi rifiuti, vanno bruciati. Ok, ma in Italia non ci sono gli impianti, e allora dove li mettiamo? Dove vanno? Chi ce lo dice dove vanno tutte le mascherine, tutti questi rifiuti? Perché gli impianti del nord ce la fanno a far fronte al nord, un po' al resto d'Italia, ma poi il resto prende la strada. Vi voglio soffermare un attimo, poi lascio la parola agli altri, perché io sono abituato ai tempi televisivi, parlare troppo mi dà fastidio. Però dico, la plastica,
La plastica è diventata il demonio in assoluto. La plastica ha cambiato il mondo. La plastica, Satta ci ha vinto il Nobel, è un materiale straordinario. E il fatto è che l'abbiamo usato male, perché un materiale che è immortale praticamente, perché farci degli oggetti usetta? Cioè non ha senso. Ecco, tutta la plastica fino a poco tempo fa andava in Cina. Andava in Cina. Ora Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato, ma però ci si indovina. Cioè la Cina usava quella buona, la riciclava, e l'altra più c'aveva anche la sua, tutta quella dell'Europa, un po' di quella dell'America, e l'altra poi ci sono le ecoballe all'Elba, dove volevate che la buttasse, tutta la plastica che è in mare, e chi ce l'ha tirata? Io no, ci sto molto attento. E poi ecco, sulla plastica c'è da dire, io questo dato l'ho verificato 100 volte perché mi ha sconvolto, che ognuno di noi alla settimana mangia una carta di credito. L'avete presente la carta di credito che abbiamo, Mastercard? Ecco, una a settimana di microplastiche, perché le microplastiche sono ovunque, sono nell'acqua, sono nell'aria, sono nel cibo. Cioè è una cosa sconcertante. E quindi dobbiamo starci attenti, cioè dobbiamo cercare di capirle queste cose. Un altro dato, tanto per darvi qualche esempio anche curioso che troverete nel libro, è quello dei pannolini. Ma sapete quanto ci mette un pannolino a smaltirsi se lo mettiamo in una discarica? Pausa, voglio fare una pausa un po' alla Cenettano. Pausa, quanto? 20 anni, 30 anni, 50 anni. Ci mette 500 anni, 5 secoli. Nel 2520 forse non ci sarà più la razza umana, forse ci saranno gli alieni, ma quel pannolino sarà lì. E allora ragioniamoci, perché quel pannolino invece può diventare una risorsa, come diceva prima il sindaco, ci si può fare il biometano, ci si può fare l'energia elettrica, a patto che ci siano gli impianti. Ora, sugli impianti c'è il fatto che tutti dicono, io ho parlato con qualche sindaco, ma ci devo pensare io, mi devo mettere questa bega, poi dopo arrivano i comitati, poi arrivano le cose, facciamo come abbiamo sempre fatto, ci penserà quello dopo. E così si va avanti e tira su e giù, su e giù, su e giù. Noi di pannolini ne facciamo fuori 11 milioni al giorno, non è che è una cosa così, così tanto per dire. Quindi, finendo questo mio intervento, questo viaggio del libro Cibo, spreco, rifiuti, che poi da rifiuti attraverso il compost si ritorna al cibo, attraverso anche quello che diceva il sindaco, dando energia elettrica alle serre, e dai rifiuti poi dopo si riproduce le melanzane, si riproduce quello che vogliamo. Per cui dobbiamo, io ci credo molto, dare valore al cibo e farla finita con i rifiuti, di mettere la testa sotto il tappeto, di nascondere tutto sotto il tappeto. Io non sono un giornalista che ha fatto questa indagine, che per caso sono stato chiamato a moderare un tavolo da AISA Impianti, mi sono appassionato, ho visto l'impianto e ho cominciato a documentarmi sui rifiuti, ma nessuno ne parla. Io ho provato anche con il libro, nelle varie redazioni, ho vari amici, sì Fabrizio, quando c'è la confusione a Roma ti chiamo, si parla del libro, finché non c'è. È un argomento di roba invisibile, cioè tutto quello che noi mettiamo fuori dalla porta, tanti sindaci non lo sanno nemmeno loro dove va a finire, cioè diventa invisibile. Ma possibile? Possibile che tutta questa roba diventi invisibile? E allora con questo libro, io ringrazio anche Giacomo Clerici che ha fatto la prefazione, Marzio, tutti quelli che mi hanno dato una mano, che mi hanno fornito i dati, con questo libro un po' di polverone lo stiamo alzando. Il 24 di marzo, poi c'è stato il lockdown, dovevamo andare alla Camera dei Deputati a presentarlo. E spero che poi ci sia occasione, perché basta non parlarne. Qui parliamo di tante cose inutili, i talk show sono pieni di inutilità, parliamo di cose utili. Io ringrazio voi che avete organizzato
questa conferenza, perché è importante parlarne. Ne abbiamo fatte delle altre, sono andate benissimo con i Rotary di tutta Italia, abbiamo avuto domande, consensi, e ora quando riprenderà il cammino normale io sono a disposizione, andrò ovunque perché credo molto nel valore del cibo, nel sprecare meno e nel porre l'accento sui rifiuti, anche perché, piccolo particolare, se si facessero degli impianti come sono a San Zeno, si spenderebbe anche meno di tassa sui rifiuti, credo, alla fine. Una cosa non di poco conto di questi tempi, perché la tassa dei rifiuti è un grande salasso, specialmente per chi ha un'attività. Bene, io mi fermo qui, rimango a vostra disposizione per tutte le domande del caso. Allora, importante, Fabrizio Dell'Aiuti ci ha dato un quadro, e poi interverrà di nuovo, potrà parlare il sindaco, quello che crede, ma serve per portarci all'evento. Adesso siamo nel cuore dell'evento. Importanza dei rifiuti, importanza di tutto quello che rappresenta anche un zero spreco termovalorizzatore come quello che abbiamo ad Arezzo, ma adesso noi avremo uno studio che è stato commissionato dal Comune di Arezzo, che è durato 12 mesi. Ma su di chi? Come ha anticipato il sindaco, su chi lavora all'interno della struttura di AISA Impianti. E hanno voluto, cercato di capire se chi ci lavora dentro, le problematiche legate ai metalli pesanti e non solo, erano, direi, quanto mai fondamentali e anche in crescita eventuali problematiche. È stato contattato quindi chi ha già lavorato, già docente universitario, è stato anche direttore generale del San Camillo di Roma ed è, lo state vedendo, il dottor Claudio Clini, che ha realizzato scientificamente dei dati utilizzando cosa? La pipì di chi lavora ad AISA, perché bisogna essere concreti e veri, non basandosi su dati strani, ma sull'urina. Prego, dottore, ci dica un... Si è bloccato. Lei ha vibrato. Eccolo là. No, allora, intanto ringrazio il sindaco con cui ho avuto modo anche di confrontarmi in questa ricerca che è durata più di un anno, perché poi abbiamo dovuto elaborare circa 6.700 report come dato finale, e anche quello ha fatto parte della ricerca. Per averci dato la possibilità di farla, perché era un po' che noi stavamo pensando a come poter con gli strumenti che le innovazioni che sono avvenute nella ricerca, soprattutto nella ricerca biologica e nella ricerca genomica, abbiamo oggi a disposizione. Per dirla in parole semplici, noi, al contrario di Fabrizio, non parliamo con le cipolle. Noi andiamo a leggere invece quello che ci racconta il DNA, che è l'essenza dell'esistenza di tutti gli esseri viventi. E su quello abbiamo incentrato la ricerca, oltre all'urina che ci è servita per andare a cercare dei biomarker, cioè dei marcatori che sono indice di alcuni fenomeni che avvengono a livello genetico, noi abbiamo fatto anche degli esami sul sangue, cioè abbiamo isolato dal sangue, abbiamo isolato il DNA e l'RNA. E che cosa siamo andati a cercare? Siamo andati a cercare quali geni erano stati attivati e in che ampiezza in due gruppi di popolazione. Una popolazione degli esposti, che erano tutti praticamente i lavoratori del termovalorizzatore, e una popolazione di non esposti, che vivevano invece in altre aree della città o dei paesi nei dintorni. Siamo andati a vedere, e poi nell'urina abbiamo cercato i metalli, alcuni metalli ovviamente, siamo andati a vedere se poteva esserci una differenza tra la correlazione tra maggiore ampiezza di queste espressioni geniche. Le espressioni geniche sono le molecole che vengono attivate da alcuni geni, poi entrerò un attimo più nello specifico, e che quindi siamo andati a vedere l'ampiezza di questa attivazione molecolare, e quindi la differenza tra gli esposti e i non esposti. In più abbiamo aggiunto un'altra cosa, e qui mi rifaccio al discorso che faceva Fabrizio. Quando noi parliamo di ambiente, dal punto di vista scientifico, ambiente è tutto ciò che è fuori di noi, cioè ciò che è dentro di noi, cioè il nostro patrimonio genetico e ciò che siamo. Noi lo chiamiamo il self,
tutto ciò che è fuori di noi è non self. In questo non self, certo, c'è l'aria che respiriamo, c'è la vita che facciamo, gli stili di vita, i comportamenti, tra questi l'alimentazione. Noi siamo andati anche sul gruppo di campioni, siamo andati anche, abbiamo fatto in 3 step, questo è stato fatto, tutto questo lavoro, siamo andati anche, li ho incontrati personalmente, andando a fare una serie di valutazioni dal punto di vista clinico e dal punto di vista anche, come dire, fisiopatologico. Se mi mettete la prima, ho preparato alcune slide perché sono cose molto complicate. Ecco, se me la può, vabbè, questo è il titolo, quella dopo, grazie. Subito quella dopo. Ecco, allora, come vedete, questo è uno schema delle condizioni metaboliche che noi abbiamo riscontrato nei soggetti del campione. E quindi da una parte iperpesi obesi, esposti e non esposti, poi ipertesi, poi con un eccesso di colesterolo e con un eccesso di glicemia, se non decisamente diabetici. E sotto, come vedete, è come si ripartono questi gruppi tra esposti e non esposti. I non esposti sono gialli, gli esposti sono invece di quest'altro tipo, colore rosso, insomma. Adesso non so come lo vedete voi, insomma, comunque sono rossi nella nostra, almeno nella nostra stampa. Se va la seconda, per cortesia, ne faccio vedere alcune perché sono tante, ma non le faccio. Queste invece sono le patologie aeree, che in cui vediamo che, per esempio, sulle patologie aeree noi abbiamo, sono le allergie, ho messo le più importanti, le flogosi delle vie aeree e le bronchiti croniche. Poi vi dico anche il perché ho messo queste qui in particolare. Qui vedete che, per esempio, sulle bronchiti croniche c'è una maggioranza di non esposti, non si vede la piccola lignetta degli esposti in giallo, degli esposti. C'è una maggioranza, scusate, degli esposti, mentre invece per quello che riguarda i fenomeni allergici c'è una maggioranza invece dei non esposti, almeno nel campione che noi abbiamo preso in considerazione. Andiamo avanti con la terza. E questa è l'abitudine al fumo. L'abitudine al fumo, come vedete, si presenta con una maggiore frequenza negli esposti, cioè sono quelli che fumano di più dei non esposti. Mi fermo qui un attimo, perché ho messo queste tre diapositive con questi riscontri? Perché spero di essere anche, di riuscire anche a spiegarmi bene. Alla base di molte malattie che noi siamo sempre stati abituati a definirle come patologie d'organo, perché sono patologie che poi insistono su degli organi, fegato, cuore, eccetera, eccetera, esiste una condizione di base su cui si sta molto lavorando scientificamente in questi ultimi anni, che viene chiamata infiammazione silente, cioè un'infiammazione di cui noi non abbiamo il riscontro, cioè non è come l'artrosi, di cui non abbiamo il riscontro, che però è la base, il substrato di moltissime patologie. È il substrato di patologie oncologiche, di patologie cardiache, di patologie metaboliche. Le malattie nascono dall'insieme di 2 fattori, ciò che noi siamo, cioè vale a dire quella che è la predisposizione che ci trasciniamo dietro, che è presente nel nostro DNA, e la relazione con l'ambiente. Queste 3 sostanze, questi 3 riscontri che vi ho fatto vedere identificano dei processi infiammatori silenti che sono alla base di molte patologie e che molto spesso sono legate ai comportamenti, se escludiamo il diabete, che invece è una malattia con una forte componente di familiarità. A partire da questo, noi siamo andati a vedere alcuni geni che intervengono su specifici processi infiammatori e siamo andati a vedere tra gli esposti e non esposti l'ampiezza di questi geni, correlandola poi alla presenza di metalli. Andiamo nell'altra diapositiva. Ecco, vi faccio vedere, queste sono alcune delle elaborazioni che abbiamo fatto, alcune dei grafici. Questo per esempio è un gene, SC13 è un gene. Questa è la dispersione dei valori che noi abbiamo trovato, questo grafico superiore, è la dispersione dei valori che noi abbiamo trovato, che come vedete, questo vale è la dispersione dei valori di esposti e non esposti. E come vedete, sono tutti quanti quasi allineati in quella che si chiama linea lineare,
e che presenta, beh, adesso non entriamo nel merito, perché se no mi dilungo in questioni molto tecniche, e come vedete c'è soltanto un soggetto per questo gene che presenta una ampiezza dell'espressione genica, quello segnato in rosso. Quest'altro più piccolino segnato in rosso è perché fuori dalla media più alcuni livelli, alcuni valori di dispersione, ma è sempre dentro la retta lineare. E come vedete, se noi andiamo a vedere, questo è per le fasce di età, come si distribuisce l'ampiezza di questo gene per le fasce di età. E voi come vedete, le differenze tra esposti e non esposti sono molto piccole, perché qui stiamo parlando, sulla tabella che vedete numerica, che vedete alla sinistra, stiamo parlando di microgrammi per litro, quindi non ci sono degli sbalzi particolarmente significativi. Questo si ripropone per questo schema, più o meno si ripropone per quasi tutti i geni che noi abbiamo analizzato. Quali geni noi abbiamo analizzato? Noi abbiamo analizzato l'ampiezza di alcuni geni, cioè l'espressione genica in termini tecnici, che hanno due funzioni fondamentali all'interno della cellula. Hanno la funzione di riparare alcuni danni al DNA o di sopprimere la cellula quando il processo di riparazione non riesce. Il danno al DNA è la causa di patologie molto importanti, per esempio del cancro, perché provoca una mutazione nella linea germinale della cellula, cioè la cellula figlia non è uguale alla cellula madre. La cellula però si difende, e noi siamo andati a cercare, si difende in tanti modi, siamo andati a cercare quei geni che sono attivati da processi ossidativi che hanno poi alla base un eccesso energetico, mi viene questa parola, insomma, per capirci, che è in grado di creare un danno al DNA. Allora, questi geni attivano delle molecole, le quali intervengono per riparare il danno attraverso un meccanismo piuttosto complesso che assomiglia molto al tagli e cuci, cioè tagliano il pezzo di DNA che è stato danneggiato e lo ricostituiscono con il pezzo giusto, fanno più o meno operazioni di questo genere, detto molto, molto in breve. E soprattutto questi geni ci danno un indice del processo infiammatorio intracellulare, e chiaramente noi abbiamo riscontrato queste ampiezze che sono molto basse. Se dovessimo prendere delle patologie molto serie, le ampiezze sono molto alte. Ma sapete queste ampiezze, le ampiezze più alte che abbiamo trovato, a quali soggetti appartengono? Lo vedremo anche dopo. Non a soggetti che hanno metalli nelle urine, ma a quella tipologia di soggetti che ho indicato prima, cioè soggetti obesi, ipertesi, con eccesso di colesterolo, con eccesso di glicemia, quindi fondamentalmente diabeti, più con altre condizioni, chiamiamole fisiopatologiche, cioè molto legate agli stili di vita e ai comportamenti. Ed è curiosa questa cosa, perché sono direttamente correlate a questi soggetti. Andiamo avanti. L'altra slide. Ecco, in questa tabella che poi... Ecco, questa qui. Allora, alcune correlazioni, non statisticamente significative, però vi farò vedere poi dopo quelle statisticamente significative, sopra in questa... si è persa. In questa tabellina piccola ci sono gli esposti e qui ci sono non esposti. Queste sono, diciamo così, i riscontri che sono stati fatti tra la presenza di alcuni metalli nelle urine e alcune espressioni e l'ampiezza di alcune espressioni geniche, che sono qui segnate, come li vedete, sono i geni NQO1, vabbè, comunque non entriamo in questi particolari, sono sempre quel blocco di geni la cui funzione è quella che vi ho detto. Come vedete, noi abbiamo due soggetti esposti e abbiamo, scomparsa ancora, e abbiamo cinque o sei soggetti, da 1, 2, 3, 4, 5 soggetti non esposti che presentano questi due elementi. I soggetti esposti, i numeri che vedete, perché noi abbiamo criptato, ovviamente. Professore, mi scusi se la interrompo. Siccome abbiamo 60 circa giornalisti che devono andare in stampa e scrivere delle cose, mi stavano segnalando che gli chiudono purtroppo poi le testate anche con i telegiornali che andranno online. Le volevo chiedere, questi sono dati chiarissimi, scientifici, va tutto bene, ma potrebbe darci
un'informazione in 3-4 minuti avrebbero esigenza di comunicarlo nei telegiornali, perché è troppo importante. Vada giù con le slide allora, così arriviamo subito. Vada giù con le slide. Scusi, prof, ma i giornalisti ci invitavano. No, va bene, vada giù. Ecco, allora, questo è interessante. Allora, questo è un test statistico che si chiama di Mann-Whitney, detta a due code, ma lasciamo perdere, che rappresenta il rapporto tra esposti verso non esposti. Quindi, quali sono i valori confrontando gli esposti con i non esposti? Questo è per i geni, la parte prima, OGG1, ST3, che sono i geni che dicevo prima. Questo è il metabolita, cioè il biomarker che si riscontrano nelle urine, e questi sono i metalli. Quello che vedete segnato in verde, lì ci sono delle differenze statisticamente significative, per usare un termine banale, che sono a danno dei non esposti. Cioè vuol dire che i valori dei non esposti rispetto al valore degli esposti confrontati con quelli dei non esposti indicano un valore più alto nei non esposti rispetto agli esposti per questi tre metalli, che sono appunto il cobalto, il manganese e il nickel. Mi scusi se non ho capito male, prof. In pratica, chi lavora all'interno della struttura di AISA, del termovalorizzatore, ha dei dati inferiori, ho capito bene questa cosa? Inferiori e migliori. Vuol dire che quindi possiamo affermare che non c'è quindi un tipo di problematica che sorge... Ma ci arrivo un attimo dopo, scusi, perché questo è importante. Come vedete, ci sono solo tre linee verdi, perché tutti gli altri valori sono nettamente inferiori, tranne uno in cui sono uguali, che è l'antimonio SB. Come vedete c'è più 0,0. Dove c'è? Tutti gli altri sono inferiori negli esposti che non nei non esposti. Ce ne sono tre di metalli, la cui differenza però noi la chiamiamo statisticamente significativa, cioè vuol dire che hanno un significato statistico, poi non sto qui a spiegare. Tutti gli altri sono inferiori, I metalli presenti nelle urine sono maggiori in tutti quanti, non esposti che non negli esposti. Attenzione però, sono tutti al di sotto dei limiti massimi indicati dalle società che valutano questi limiti. Però gli esposti hanno dei valori della presenza di questi metalli inferiori ai non esposti. Se mi dà l'altra... Ma che significa, professore, questo? Mi scusi, il fatto che hanno valori inferiori che vuol dire? Scusi, che stanno meglio, ma che hanno meno metalli nelle urine, per dirla. Ma da che cosa dipende? Dal loro stile di vita? Perché è bene essere chiari, perché altrimenti il messaggio non arriva. No, dipende, no, allora, da che cosa dipende che i non esposti ce l'abbiano più alti? Dipende da fattori ambientali e dal loro stile di vita che noi non conosciamo. Bene. Il dato che noi abbiamo rilevato, perché questo era lo scopo della nostra indagine, è che sia per le espressioni geniche sono più o meno uguali, l'ampiezza delle stesse sono più o meno uguali. Nei metalli invece, tutta i metalli che abbiamo riscontrato, ovviamente la concentrazione dei metalli che abbiamo riscontrato nelle urine, sono superiori nei non esposti che non negli esposti. Su tre metalli, qui vedete il primo grafico di questo, come vedete questi sono i non esposti e questi sono gli esposti, si vede immediatamente, questo è il valore, è stato riscontrato, si vede immediatamente, questo è il cobalto, si vede immediatamente che hanno un valore più alto. L'altra, vado giù nell'altra diapositiva, ecco, qui è la stessa cosa per il manganese e la stessa cosa la troveremo nella terza diapositiva che è per il nickel. Ma si è fatto un'idea del probabile perché? Perché alla fine credo le ricerche servano per comprendere sia i politici sia chi fa le strategie che nelle strutture, per comprendere il perché questo possa essersi verificato in positivo, perché è una cosa positiva quella che... No, se lei ci dà delle risorse molto importanti per poter vedere nella popolazione i profili genici e poi studiare le loro abitudini di vita, fare l'analisi del DNA e dell'RNA, lo facciamo volentieri. E quando si fanno le ricerche si fanno sempre anche in relazione alle risorse che hai. Poi il nostro obiettivo era vedere se i processi infiammatori che riscontravamo attraverso l'ampiezza delle espressioni geniche e la presenza dei metalli era superiore su chi lavorava nell'impianto piuttosto che chi invece non lavorava. Questo era l'obiettivo della nostra... Quello che abbiamo trovato, se va nell'ultima slide, riepilogare. Non dovremmo riuscire, perché i giornalisti se no ci abbandonano, dovrebbe cercare di andare alle conclusioni. C'è una slide, che la leggo in tre minuti.
No, le slide dovremmo ributtare fuori Cherici, perché il sistema del crowd qui, tre li può tenere. Giacomo, bisogna che esci un attimo. Mi stanno dicendo. Ciao Claudio. Ciao Giacomo. No, ha detto dovresti uscire. Dovresti scomparire un attimo perché c'è una slide. Una slide. Ok, così poi Giacomo sei tu. E la slide è poi quella conclusiva di tutto questo ragionamento. Io capisco i giornalisti, però queste sono indagini, questa è la prima ricerca al mondo che si fa in questo modo. Ma legittimo, però prof, l'aspetto puramente... Vada giù, no, però vorrei evitare che poi qualcuno fraintenda alcune... Eccolo qui, guardate. I dati saranno comunque a disposizione, lo ribadisco. Chi dia questo ai giornalisti? Mia. Prego. Quello che c'è scritto. I valori di sovraespressione genica in tutti i soggetti non ci sono praticamente differenze. Valori alti relativi alla presenza di metalli dell'urina sono presenti in pochi soggetti, in maggioranza appartenenti ai non esposti. In altrettanti pochi soggetti, in maggioranza non esposti, si è osservata la relazione tra sovraesposizione genica e valore oltre il limite dei metalli. I valori la cui concentrazione risulta significativamente diversa tra soggetti esposti e non esposti riguarda tre metalli, i cui livelli sono in media maggiori nel gruppo nei non esposti. La ricerca ha comportato l'analisi di 6.260 report. Dico ai giornalisti che noi abbiamo fatto l'Università della Tuscia, c'è cioè il professor Prantera dopo di me, che hanno fatto una ricerca sulla letteratura internazionale, non esiste una pubblicazione, noi la stiamo preparando adesso ovviamente, sull'indagine fatta in questo modo, è la prima a livello mondiale. Allora, una cosa importante, io ho visto Giacomo Cherici che era entrato, nella scaletta avevo la previsione, Giacomo ci sei tu adesso che dovresti fare l'intervento, perché mi avevano evidenziato l'eventuale presenza di Prantera, ma vorrei capire, perché giustamente siamo live e ci aggiorniamo nelle cose. Tira sulla telecamera perché sei ecco, più bravo, se no non ti vedo, io non posso stare se non lo dico. Ok, allora Giacomo Cherici... la tua maglia bianca stringe la telecamera, quindi ti vediamo poco, ma insomma siamo soddisfatti lo stesso. Su questo concetto che ha espresso Aurora il professore, qual è il presidente di AISA, il commento che vuole portare? Buonasera a tutti, innanzitutto buonasera Sindaco, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e al mondo della carta stampata, del giornalismo in genere. Allora, per AISA Impianti è stato molto importante dare il via a uno studio che fosse veramente un qualcosa da poter continuare nel tempo, perché il nostro interesse di azienda pubblica, oltre che quello di andare a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti, è quello comunque anche di monitorare assolutamente tutto quello che accade in questa zona e che dalla nostra attività potrebbe derivare. Lo studio che è stato fatto, come diceva il professor Clini, è stato uno studio che continuerà e è un qualcosa di estremamente approfondito, di estremamente all'avanguardia. Possiamo serenamente dire che ad oggi questo forse è lo studio più approfondito. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare, e qui vengo forse a degli argomenti che, essendo forse meno scientifici, sono anche un pochino più comprensibili, è che... I rifiuti, come giustamente diceva anche il sindaco, non è che finiscono, come diceva Fabrizio degli Aiuti, dopo che si sono messi nel cassonetto, ma di lì proseguono in tutto un giro che dovrebbe essere il giro dell'economia circolare in materia dei rifiuti, che però può produrre dei benefici o dei danni. Vi comincio a dare qualche piccola pillola per capire dove l'azienda intende andare a parare anche nel futuro e cosa intende andare a studiare. Un autotreno diesel di rifiuti che percorre 100.000 km all'anno emette 22 kg di polveri ultrasottili. Immaginate la spola da Roma avanti e indietro per smaltire i rifiuti negli impianti del nord. I 10 veicoletti, tipo quei veicoletti vasca, porter, quella roba lì, per la raccolta porta a porta, che fanno mediamente 20.000 km l'anno l'uno, producono più di 14 kg di polveri PM2,5. Immaginate tutti i circuiti di raccolta dei rifiuti in Toscana. Il traffico marittimo di una nota località di mare, non voglio dire quale, comunque siamo sempre in Toscana, dato dai traghettini che fanno la spola avanti e indietro tutto il giorno, avanti e indietro, produce in 12 mesi, su tutti i rapporti assolutamente consultabili, e titolati, 14 tonnellate di polveri ultrasottili.
L'impianto di San Zeno, che lavora per 200.000 abitanti, ne produce in un anno 4 kg, come una Golf Diesel 1.6 che fa 90.000 km. Quindi la questione futura che ci preme, ecologica, che ci preme e sarà collegata e amplierà tutti gli studi appunto condotti dall'Università della Tuscia e diretti da Claudio Clini, sarà anche andare a vedere come la stessa quantità di rifiuto che oggi raccogliamo in un modo, ad esempio il porta a porta, e la portiamo in impianti magari lontani, può impattare sull'ambiente negativamente o positivamente, piuttosto che le stesse cose raccolte con un sistema diverso. Penso ai cassonetti intelligenti, dei metodi meccanizzati e soprattutto trattate in impianti vicini alle comunità che questi rifiuti producono. Quindi ci troviamo di fronte a questa pandemia, questo lockdown, ci ha fatto vedere una drastica riduzione dell'inquinamento, quando tutti gli impianti che erano deputati allo smaltimento, al trattamento dei rifiuti, sia qui da noi che nel nord Italia, funzionavano a pieno regime al 110%, perché avevano chiaramente chiuso le frontiere e non si poteva più fare esportazione di rifiuti. Quindi ecco, il nostro proprio impegno sta andando nella direzione proprio del centro di documentazione, è lì che Zero Spreco si coniuga in Edu, in centro di documentazione, proprio per andare ad approfondire questi temi, perché crediamo sia giusto a questo punto approcciarsi alla materia ambientale in maniera moderna e con quella ecologia industriale che purtroppo tante zone del paese manca. Una cosa interessante che ha citato quindi il presidente di AISA, impianti, e ad avere anche lei con un suo saluto. Un tema, ho detto, quello dei rifiuti, che spesso viene dimenticato, lasciato in secondo piano solo nei casi di emergenza. Com'è che voi della Tuscia e lei, professore, vi siete inseriti in questo progetto? Qual è la motivazione che vi spinge alla ricerca? C'è? Allora, buonasera a tutti, ringrazio intanto per l'invito, ringrazio il sindaco, ringrazio AISA Impianti. Allora, il motivo è molto semplice, se vogliamo, cioè l'università produce competenze, molto spesso competenze di elevato profilo, e un'aspirazione del ricercatore universitario, in quel caso del nostro dipartimento, di cui io sono il direttore, io sono un genetista e faccio il direttore di dipartimento, è quello di poter utilizzare per il territorio, per la comunità, le competenze che l'università produce. E questo per noi è stata la motivazione che ci ha spinto a, sotto accogliendo l'invito di Claudio Clini, è quello che ci ha spinto a buttarci in questa indagine, che appunto ha dato dei risultati, se vogliamo, sorprendenti, no? Perché, per quale motivo sorprendenti, professore? Per quale motivo? Mi scusi se la incalzo, ma c'ho i giornalisti, così le chiedo cose. Sì, sorprendenti per quello che diceva Claudio Clini, per cui ci sono dei parametri che sono migliori nei soggetti dei lavoratori dell'impianto che non nella popolazione esterna all'impianto. Ora, ovviamente, questo non vuol dire che lavorare dentro l'impianto fa bene, vuol dire solamente che lavorare nell'impianto non aggrava particolari condizioni. Volevo sottolineare il fatto che noi siamo andati a vedere quello che è l'evento primario e precoce di un danno all'individuo, cioè per vedere lo sviluppo di una malattia dopo l'esposizione a un insulto ambientale si può aspettare anche 20 anni, anche 30 anni. Noi invece vediamo molto prima dello sviluppo della malattia, vediamo i processi che si innescano a livello cellulare, perché tutto comincia dalle cellule. Qualsiasi malattia, dal cancro alle malattie cardiovascolari, cominciano nelle cellule. E noi vediamo quello, gli eventi primari, abbiamo studiato proprio quello, siamo andati a vedere gli eventi primari che avvengono quando c'è un insulto ambientale. E
appunto molto precocemente rispetto a quella può essere lo sviluppo di una malattia. Che quindi mi sembra di capire, professore, mi sembra di capire che avete cercato, utilizzando metodi scientifici, di poter comprendere in anticipo e cercando di prevedere un trend, una tendenza per quanto riguarda chi operava all'interno di un termovalorizzatore. E da questi dati sono venuti fuori dei dati sorprendenti, interessanti, che andranno poi valutati in futuro. Ho capito sorprendenti, ma sorprendenti che diciamo ci confortano nel fatto che questi tipo di soluzioni al problema dei rifiuti, che è un problema enorme, non comportano aggravi, almeno da questo dato preliminare che abbiamo ottenuto, non comportano aggravi per i lavoratori che ci lavorano dentro, evidentemente, probabilmente anche per la popolazione circostante, ma questa è una cosa che possiamo sviluppare successivamente. Chiarissimo, professor, ricordo Giorgio Prantera dell'Università della Tuscia. Una cosa, adesso i giornalisti arriveranno delle varie domande che mi sottopongono, mi rimetti dentro il sindaco, per favore. Al presidente di AISA volevo comunque domandare, sempre sei basso, cioè tu stai scorrendo, la tua telecamera ti porta a modello una nave, stai beccheggiando, sta un po' su che sei un velista, voglio dire. Sta un po' su, Giacomo. Giacomo, la cosa mi ha colpito, dimmi se sbaglio, presumibilmente interessante non solo per chi lavora dentro AISA, ma le problematiche che ci possono essere a chi abita come noi anche vicino al termovalorizzatore, cioè è una conferma, passami questo, poi al sindaco chiederemo cosa ne pensa di questo tipo di visione. Prego Giacomo, celere, le risposte ora. Allora, è uno studio che va a confermare una serie di indagini che avevamo già fatto, che va a completare tutto un percorso e che va a dimostrare che l'impatto sulla salute di determinati inquinanti che questo impianto emette è un impatto assolutamente che possiamo definire sicuramente non pericoloso per la salute. Poi chiaramente va letto il documento scientifico, io faccio un altro mestiere. La cosa che ci interessava a noi era proprio capire questo e soprattutto ci interessa andare a verificare quali sono le vere fonti emissive che possono produrre un danno. Tante volte abbiamo sentito dire che i fuochi di San Donato producevano più diossina di un impianto di incenerimento. Allora, forse è vero? Quindi tutte queste cose saranno la base su cui andremo a studiare appunto nel futuro, proprio per capire qual è il momento in cui si producono determinati inquinanti che possono fare male alla salute. Sindaco Ghinelli, mi scusi, è oggettivo, non è troppo popolare far fare alla fine un'indagine sulle problematiche? Io mi scusi se banalizzo, ma pensa mia nonna che ascoltasse, no? Dice, ma che gli hanno fatto fare le indagini sulle urine a quelli che lavorano lì, è venuto fuori che addirittura i metalli pesanti sono meno presenti, c'è un insieme di valori, ok, però... non era una cosa così popolare, perché l'avete fatto, sindaco? Mi scusi, perché mica porta i voti queste cose qui. No, non è che porta i voti, porta la tranquillità della coscienza del poter esercire un impianto in condizioni di sicurezza per i lavoratori da una parte e per chi vive nelle immediate vicinanze dall'altra. Il fatto di scoprire che la presenza di metalli pesanti nelle urine dei nostri lavoratori sono mediamente più basse di quelle che si possono riscontrare in soggetti come sono stati definiti non esposti e che quindi vivono in un ambiente diverso, completamente diverso da quello caratterizzato dalla presenza dell'impianto, ci rassicura perlomeno sulla presenza dei metalli pesanti. Ora, non è l'unico tipo di controllo che si può fare, diciamolo con chiarezza, questo è un settore e detto da un profano, io mi definisco un ingegnere di provincia, non so quanto è largo questo spettro rispetto a tutte le possibili cause di malattia che un impianto può produrre e sarà bene che in futuro mettiamo in pista anche quelle, ma almeno in questo settore siamo tranquilli che non ci sono conseguenze apprezzabili per i lavoratori, ergo anche per coloro che vivono nelle immediate vicinanze. Però vorrei fare telegrafico una considerazione generale, cioè è finito il tempo in cui i rifiuti si buttavano sottoterra. Purtroppo il nostro paese e la nostra regione in particolare hanno per molti anni, per decenni, trattato il rifiuto in maniera indifferenziata, prendendolo, facendo una buca e mettendolo sottoterra. Poi, nelle migliori delle ipotesi, si copriva la buca, si continuava a raccogliere percolato per decine di anni e a smaltirlo in qualche modo. Beh, è il modo sicuro per lasciare un'eredità molto pesante ai nostri figli.
Un termovalorizzatore come questo, inquadrato in un ambito di raccolta differenziata e di recupero integrale di materia, è il modo corretto per porsi nei confronti dello smaltimento del rifiuto solido urbano. L'altro è quello che l'amministrazione sta perseguendo per altra strada, che è quello di ridurre la quantità del rifiuto che arriva all'impianto. E come si fa? Facendo in modo che alla fine si paghi per quello che si conferisce, e quindi dando un incentivo al cittadino a portare meno rifiuti a smaltimento. E questa è una politica, diciamo, di lungo respiro che l'amministrazione ha intrapreso da tempo. Chiarissimo, io volevo che rientrasse un attimo il dottor Clini, perché c'è una domanda. Scusami Giacomo se ti escludiamo, magari non stai sempre lì, perché mi permetto di dare del tuo a Giacomo, perché lo conosco e lo stimo, e quindi sarebbe falso e tendenzioso da lei 20 anni. Quindi sarebbe, buon presidente, mi scusi, credo che la verità sia quella che conta. Professor, dottor Clini, mi scusi, ci chiedevano, risposta celere, sono state indagate anche dinamiche respiratorie, ce lo chiede Massimo Pucci. No, noi abbiamo, nelle visite che facevamo, abbiamo, come dire, in un qualche modo riscontrato patologie respiratorie. Alla nostra indagine era attesa proprio specificatamente sullo stress ossidativo. Però rispondo alla sua domanda, e quello che diceva il presidente, che ha detto anche il sindaco, è anche nelle nostre intenzioni, cioè ampliare lo spettro delle molecole infiammatorie che insistono anche sulle patologie polmonari, e sono state in questo periodo, purtroppo, sono state anche la causa maggiore, queste molecole infiammatorie, che si chiamano citochine, la causa maggiore delle condizioni gravissime che hanno portato in terapia intensiva molti pazienti ammalati di Covid, perché hanno ostruito, con un eccesso di produzione di sostanze infiammatorie, hanno ostruito gli alveoli polmonari, impedendo lo scambio tra sangue e ossigeno. Poi noi abbiamo lavorato anche sul sangue, non solo sulle urine. Cioè, no, ma io... Il DNA lo troviamo nel sangue, lo troviamo. È uscito fuori... Lo troviamo in biomarcatori. Allora, aspetti che è uscito fuori il sole, non vi preoccupate, non sono scappato, ma nell'inquadratura, eccolo là, è uscito. È molto interessante quello che ha detto il sindaco, allora, e anche quello che ha detto il presidente, perché i camion che girano producono, e adesso vi dico una piccola cosa sul Covid, una ricerca fatta dai miei amici di Harvard a Boston ha dimostrato come l'effetto del Covid, cioè l'aggravamento delle patologie determinate dal Covid, sono determinate da processi infiammatori a causa delle PM2,5, che sono quelle che sono emesse dal gasolio pesante che usano i mezzi di trasporto. Ogni giorno in Italia partono e tornano indietro quasi 2000 TIR carichi di rifiuti, che dal sud vanno ai termovalorizzatori del nord. Io che abito in Emilia li vedo sull'autostrada. Chiaro. Fabrizio Degliaiuti, mi mettete in linea, Fabrizio Degliaiuti. Fabrizio, scusami. Domanda per te, che vuole confermare un elemento che tu hai gettato all'inizio in questo tipo di processo, di progetto, ora vediamo se arriva Fabrizio Degliaiuti, riguardo a un concetto di eventuali, eccolo, Fabrizio è arrivato. Fabrizio, hanno fatto l'indagine sui metalli pesanti, anche perché, diciamolo, tu sei anche un giornalista oltre che scrittore, i metalli pesanti sono spesso al centro dell'interesse del consumatore, un sacco di gente, poi anche delle problematiche di carattere sanitario. Cioè, il metallo pesante è una delle problematiche che tu stesso anche nel libro hai in qualche modo citato diverse volte, mi sbaglio Fabrizio? Ma le ho citate indirettamente quando ho parlato del 1,5 milioni di TIR che viaggiano, ma c'è anche il pellet, c'è anche tante cose che producono molto più inquinamento che di una centrale come quella di San Zeno. Quindi indirettamente, attraverso la segnalazione di questi TIR, come diceva prima Claudio, che girano, perché alla fine noi, io chiudiamo il libro con una battuta: l'economia circolare italiana in fatto di rifiuti è quella di farli circolare il più possibile sulle autostrade. Questa sembra essere la filosofia di base italiana. Ma mi scusi, scusami una cosa, visto che tu stai portando avanti un impegno, una campagna, c'è dell'etica dietro tutto quello che stai facendo, secondo te una soluzione me la dai veloce in un minuto? Qual è la visione? La soluzione è che ognuno si smaltisce i propri rifiuti in casa sua.
non li porta a giro, per cui noi in Versilia dovremmo avere il nostro impianto come quello di San Zeno, lo dovrebbe avere Firenze, lo dovrebbero avere tutti, ognuno si smaltisce i rifiuti, lo dice anche la comunità europea, solo che noi in Italia l'abbiamo in casa sua. E la cosa che ha detto il sindaco è straordinaria, la sposo in pieno, perché alla fine la tassa sui rifiuti è la tassa sulla casa. Mio padre, povero uomo, è rimasto vedovo solo in una casa grande, non produceva quasi niente e pagava uno stonfo di tassa sui rifiuti, la tassa sulla casa, non sui rifiuti che produce. Quindi questo che ha detto il sindaco è una cosa che dovrebbe veramente, è difficile forse attuarla, ma sarebbe proprio giusta e va nell'ottica del libro dove si dà valore al cibo, si spreca meno, si fanno meno rifiuti e è giusto che chi fa meno rifiuti paghi meno la tassa sui rifiuti. Giacomo Cherici, scusami, però è innegabile che ha detto una cosa, bisognerebbe che nelle varie aree italiane ci fosse la possibilità dei termovalorizzatori eccetera 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 eccetera, ma la domanda è, spessissimo l'opinione pubblica invece, non informandosi in maniera scientifica, ha delle preclusioni tali, mi è capitato di parlare anche con presidenti di regioni o qualcuno che lavora anche a ministeri, che assolutamente creano le barricate. Quindi comunque dovremmo anche noi essere più consapevoli dell'opinione pubblica, dei valori di quello che fare. Giacomo, scusa, Alex, hai tolto la parola al presidente, sappilo. Sto citando una cosa che ho scritto nel libro perché me l'ha detta lui, quindi cito il presidente. Allora, a proposito di Roma, dovete pensare, qui vi do i dati, che per risolvere il problema basterebbero 75 milioni di euro ci vogliono per fare una centrale moderna. Ce ne vorrebbero 4 di questi impianti. Allora, con questi 4 impianti si produrrebbero 8 milioni di metri cubi di biometano da organico, da dare per esempio a prezzi politici o addirittura gratis ai mezzi pubblici e ai taxi. Si creerebbero 300 posti di lavoro. Si produrrebbe corrente elettrica per 140.000 persone con gli scarti non riciclabili e si salderebbero 120.000 tonnellate di nuove materie prime, oltre a 32.000 tonnellate di terriccio bio. Ecco quello che bisogna fare. Bisogna fare questi impianti perché si crea ricchezza, i rifiuti da problema diventano risorsa. Ok, ci avviamoci verso la fine, che mi scrivono, guarda. Me lo scrivono su, capisci? Ciao Marco Lasagna, ingegnere, una persona attenta, intelligente, e non sto slurpando, lo penso, lo sa. Mi dice avviamoci perché è già 1:08 e per i giornalisti e per tutti non vogliamo. Ci tengo. Giacomo, è giusto che mi dai una risposta a quella domanda che lui ricorda, Fabrizio Dio l'aiuti, non Alex Revelli, ti ha tolto la parola di bocca. È una cosa, guarda, è una cosa che mi creerà sicuramente dei problemi durante. Beh, allora dobbiamo avere il coraggio tutti quanti di smettere di chiamare questo tipo di impianti con i nomi sbagliati, inceneritore, termovalorizzatore. Questi sono centrali di recupero dove la parte del fuoco, la linea termica, serve e servirà esclusivamente a processare gli scarti. Quindi sono tutti incentrati al recupero. Dobbiamo uscire dal dualismo si può fare tutto con l'inceneritore mega, il mega termovalorizzatore, oppure si può fare tutto con la super raccolta differenziata spinta che alla fine fa circolare i rifiuti. La terza strada, diciamo quella più corretta, è organizzare per vicino alle comunità che producono chiaramente rifiuti, organizzare delle centrali di recupero che possano riversare delle risorse nel territorio dove insistono. È chiaro che sono centrali di recupero che avranno un certo impatto, però bisogna anche essere capaci di misurare l'impatto. Immaginate, l'ho detto prima, in ordine delle famose PM2,5, le ultrasottili. Un autotreno, un autobus che fa 100.000 km ne produce 22 kg. Noi nel suo percorso di 100.000 km, noi in un anno che serviamo 200.000 persone, ne produciamo 4 kg. Allora forse i nostri amici fiorentini dovrebbero pensare a quanti autobus hanno in giro per la città, a che razza di impatti creano i rifiuti prodotti e trasportati altrove.
E quindi si deve un pochino uscire da questa disputa eterna tra l'inceneritore, la discarica, la raccolta differenziata risolve tutto? No, si risolve tutto con la termodistruzione, perché queste sono logiche vecchie, sbagliate, dove la politica poi è timida e si ritrae perché nascono i comitati, ci sono le sindrome NIMBY, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per andare a chiudere, grazie al presidente di AISA Impianti, Giacomo Chierici, per andare a chiudere questo incontro, credo sia giusto con il sindaco Alessandro Ghinelli, a un quadro di quello che hanno detto. Per fortuna per i giornalisti le domande tecnicamente erano quelle che venivano poste direttamente da noi live, quindi com'è che lei potrebbe mettere una chiusa a questo tipo di progetto che avete realizzato, che è durato più di un anno, del quale abbiamo sentito i risultati, ma c'è credo una strategia futura? Prego. Allora, la strategia futura è quella che è già in corso e che continua da tempo, cioè quella di sfatare questo mito negativo a carico degli impianti di termovalorizzazione, specialmente se questi sono inquadrati in un ambito più ampio che è quello del recupero integrale. Bene fa AISA Impianti, bene fa il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ad aprire l'impianto ai giovani, alle scolaresche, alla cittadinanza, perché non è l'inferno un impianto di termovalorizzazione come quello di San Zeno, che pure è nato nel 99. Io ho avuto la fortuna, quando ero ancora un libero ingegnere, di progettarne le strutture, quindi in qualche modo ci sono anche legato affettivamente, ma è un impianto che negli anni si è costantemente aggiornato per far sì che il livello emissivo fosse sempre non solo in linea con le normative nazionali, ma anche che lavorandoci dentro, e questa indagine lo dimostra, non creasse problemi ai lavoratori e di converso quindi a coloro che vivono nelle immediate vicinanze. Questo è un grande progetto, un progetto che questa amministrazione ha ereditato dal passato, se lo è opportunamente sviluppato, e lo tramanderà alla prossima amministrazione per far sì che sia sempre più un punto di riferimento. Colgo l'occasione per chiudere su questo tema ricordando quello che altri hanno detto, non io, che questo impianto tra le altre cose pratica le tariffe di smaltimento più basse nell'ambito dell'area Toscana Sud e quindi è meritorio anche nei confronti delle tasche dei cittadini, non soltanto. Svolge un lavoro anche per quelle altre zone, degli altri ATO, in particolare ATO Centro, che è in deficit di impianti. Qualcuno ha detto che ognuno dovrebbe avere gli impianti in casa sua, queste ATO dovrebbero essere autosufficienti. Bene, io faccio voti perché l'area Toscana Centro si doti in futuro di un impianto, di un sistema di smaltimento e non sia costretta a mandare in giro camion di spazzatura di cui altri debbano prendersi carico, anche se poi questo comporta un beneficio economico per chi li smaltisce, ma non è questo il modo di affrontare un tema ambientalmente rilevante come quello dei rifiuti. Non si bada a quanto si spende, si deve badare a quanto si emette, si deve badare a qual è il carico ambientale che si porta seguendo una strada piuttosto che un'altra. Credo che Arezzo abbia le carte in regola per poter insegnare a molti come si imposta una corretta politica di gestione e smaltimento dei rifiuti. Grazie. Grazie a lei, mi dicono che sta per terminare il collegamento, ci stanno per tagliare, come dicono nei casi del satellite, qui la linea. Voglio ringraziare Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, Fabrizio Di Laiuti, è autore davvero straordinario, per il suo libro, per quello che ha portato, il dottor Claudio Clini, il professor Giorgio Prantera, Giacomo Chierici, presidente di AISA, ricordo l'ingegner Lasagni che ci ha guidato, io WhatsApp mi facevano, neanche gli autori televisivi fanno queste cose, ormai hai l'aiuto di tutti grazie ai nuovi sistemi digitali, grazie anche a chi ha curato tutta la parte della regia, il buon nostro responsabile Arezzo Crowd TV, grazie a tutti, e questo era il progetto di AISA Impianti. Ricordo, documentazione a disposizione di chi la volesse nel sito di AISA Impianti, che è scaricabile, disponibile, basta che contattiate, avete i dati scientifici di questo grande progetto. Grazie, buonasera.